Morning from Catania Valcorrente in this beautiful land of Sicily. I want to show you my model. This is also from Hobby King, and even this model have his camera on board. And the next I will show you my model in flight in first person view. Allora, questo è il mio aereo da spia. Allora, vediamolo un po' più da vicino. Ecco qua la sua videocamera. C'è un po' di casino perché il mio collega
e ho fatto la modifica al carrello per essere un po' più facile, facilitato nel decollo e nell'atterraggio, però comunque rimane sempre un po' nervoso. Qua vediamo un dettaglio dell'interno, i carrelli non si vedono perché sono messi sotto queste piastre, però sotto è stato fatto un rinforzo in vetro resina, è stata messa una piastra di legno, uno zoccoletto in legno per rinforzare la fusoliera, che comunque non è molto debole. L'importante è non fissare il carrello a questa piastra qui, perché si rompe immediatamente. Questa vite qui è solo per fissare questa piastra al modello, il carrello è fissato da sotto. Questa è la radio. Allora, qui invece vediamo la parte, diciamo, posteriore, dove vengono messi i servi, la radio e la batteria, che ora andiamo a staccare. La batteria, che è una batteria ausiliaria per evitare che ci siano interferenze con il motore, perché se capita di avere interferenze sul video avete in comune la batteria, che in questo momento si è gonfiata parecchio, potreste avere dei disturbi. In questo caso ho usato una batteria per alimentare il video e la maggior parte dei disturbi andrà via. Poi è stato cambiato il motore, non so se si vede, è stato messo un Turnigy 3610 da 430 watt, che è quello che c'è in dotazione, fa schifo. E questo praticamente è la parte posteriore, ho dovuto fare una piastra di compensato, scusate il video, la ventola di raffreddamento. E questa è la piastra di fissaggio per la telecamera, la ventolina di raffreddamento, che è una ventolina di computer. Ecco qua il mio aeroplanino, molto bello, fa dei video anche abbastanza simpatici. E allora vi do appuntamento ai prossimi video.